Nadal. I dati attualmente, insomma, sono paiono consolidati, quindi è un bel risultato. Siamo veramente felici, soddisfatti. E che cosa cambierà di fatto da domani? Lo chiedevo anche al sindaco uscente di Torino. Beh, allora, cambierà, nella mia vita cambierà poco, nel senso che comunque io sono stata un vice sindaco sempre molto presente, molto, molto operoso, e quindi da sindaco continuerò con quello stesso stile che mi ha contraddistinta, diciamo, in questi anni. Della presenza costante, dell'impegno, della dedizione assoluta alla, diciamo, alla causa comune, portare avanti le istanze del territorio, i tanti bisogni che dobbiamo soddisfare dei cittadini, dalle cose piccole a quelle più grandi, cioè dai bisogni appunto che riguardano i singoli e quindi politiche sociali, insomma tutto quello che riguarda i nostri concittadini, il benessere e la salute dei nostri concittadini e poi alle opere di cui la città ha tanto bisogno. E secondo lei la ricetta vincente della sua coalizione, di questa vittoria praticamente annunciata, insomma, qual è stata? Sicuramente essere espressione della gente, nel senso avere un rapporto di fiducia costruito nel tempo con i cittadini, questo è, credo che sia l'ingrediente fondamentale, cioè la vicinanza alla gente che ha caratterizzato in questi anni come amministratore me, che ha caratterizzato anche tutta la squadra, perché comunque noi abbiamo una squadra rodata, molto forte. Che ci sono consiglieri uscenti, assessori uscenti e poi ci sono anche tante nuove diciamo, presenze, però molto qualificate, molto competenti, molto, diciamo, anche queste molto vicine alla gente. Cosa si sente di dire ai suoi sfidanti che di fatto, insomma, sono nettamente dietro di lei? Che lavorerò come sindaco per tutti. Che da domani quindi sarò il sindaco di tutta la città, non solo di chi mi ha votato. È una frase di circostanza, ma corrisponde veramente ai miei intenti. E che dovremmo lavorare veramente come dire, in un grande gioco di squadra per far vincere Spoltore nelle tante competizioni che ci attendono. E quindi veramente con l'opposizione si costruirà un rapporto comunque di dialogo costruttivo e facendo appunto gli interessi della città. E la città ha bisogno appunto di una gestione anche proprio politica equilibrata, assonante rispetto ai temi che, come dicevo, ad esempio la sfida della Grande Pescara, dove noi dovremo convergere sullo stesso obiettivo, che è quello di fare Spoltore protagonista dell'area metropolitana.